Avviene il 8 dicembre sì. Con l'apertura delle porte sante verso il giubileo. Fino ad oggi non è che abbiamo visto tutta questa accoglienza della misericordia verso i poveri, delle risposte sono state, però le condizioni fino ad oggi sono state che loro dovevano essere accolti sui corridoi, tante persone, i bambini si sono ammalati e sempre si parlava di un progetto su questo spazio, come verrebbe utilizzato, e quello che noi abbiamo fatto anche con la Regione Lazio insieme con Padre Epis. Purtroppo non si capisce se loro sono interessati di questi progetti, come dicevano, anche se delle voci stavano parlando prima che loro ogni anno provavano a fare questo passaggio, a settembre già rifiutavano e non si facevano più sentire, quindi già ti fa pensare un po'. Quindi sempre da avere pazienza, da avere delle modalità un po' strane su questa accoglienza. Aspettiamo le feste, dopo le feste, così possiamo dare spazio alle persone che possono vivere anche decente e comunque sia con il minimo indispensabile che possano averlo. Quello diciamo che siamo sistemati più o meno. Questa cosa gli ha dato fastidio, che eccoci qua. Tra l'altro leggevamo prima che sono uscite anche dichiarazioni pesanti contro voi persone, no? Che hanno detto che avete sporcato, avete dato fastidio, diciamo, per essere leggeri. Sporcato? Io non posso dirla questa cosa, perché innanzitutto, iniziando dal piazzale da fuori, con tutto il giardino all'interno e all'esterno che l'abbiamo pulito, si vede comunque la differenza, come è stato, come c'erano questi spazi che li abbiamo trovati e come si trovano adesso. Le persone sono state lasciate al freddo, questo me lo confermate? Sì. Non sono mai stati... No, una cosa che ci tengo a dire è che invece da quando siamo qui abbiamo anche riaperto il territorio, cosa che non succedeva da 10 anni. Abbiamo sistemato il campo di pallone, sono venuti ragazzi che abitano qui di Percatino, ragazzi che vivono qui di fronte a noi, hanno anche socializzato con noi, volevano organizzare dei tornei di pallone qui insieme a noi, eccetera eccetera. Quindi questo posto da quando siamo venuti noi abbiamo dato solamente che lustro, perché comunque l'abbiamo pulito completamente, abbiamo fatto giardinaggio, pulizie interne e esterne, l'abbiamo riaperto al quartiere e abbiamo tutti i giovedì ci sta una giornata importante per la medicina solidale, che è aperta anche il territorio, quindi noi siamo veramente la socialità che manca in questo territorio.
Padre Angelo sicuramente avrà progetto di speculazione qua, io credo che sia questo a questo punto. Cambiando tema rispetto a qui, invece parlando di quello che sta accadendo a Roma rispetto al tema casa, se volete commentare, sì. Sgomberi a raffica, sfratti senza soluzioni, che ogni giorno ci sono almeno delle persone, delle famiglie che vengono ai nostri sportelli e ci raccontano la solidarietà che la stiamo portando. Purtroppo sta accadendo, quelli che li conosciamo noi e poi quelli che non li conosciamo, che vengono sfrattati ogni giorno senza alternativa, che purtroppo non si trova. Volevo dire, aggiungere una cosa, abbiamo provato pure a mediare tramite il presidente del PD Orfini, Matteo Orfini, che aveva convocato ieri pomeriggio a Nazareno proprio Padre Angelo e tutta la comunità monfortana, cosa che loro non sono venuti, quindi c'è proprio volontà di non avere un progetto, come diceva inizialmente, sul sociale, ma c'è volontà solamente di vendere, fare soldi, fare cassa e il progetto di speculazione andare avanti come in tutti i territori, come in tutti i quartieri. Quindi questa è una cosa grave. Io, per quanto riguarda sempre la domanda che facevi prima sul fatto dell'emergenza abitativa, sfratti e sgomberi. Tu, Luciano, praticamente da sempre, hai mai visto una situazione come questa? No, no, perché è il primo anno che se tutti gli anni una moratoria sui sfratti la davano e non la stanno dando. E stanno seguendo a sgombrare dell'occupazione che stanno in delibera 2013. Anche storiche. Quindi quando ci stanno 200 milioni di euro da due anni fermi dentro la regione Lazio, appunto per provvedere all'emergenza abitativa. Quale potrebbe essere la motivazione secondo voi? Perché adesso, perché in questo momento storico? Io penso che è un ragionamento profondo questo, che va un po' a toccare tutto quanto, anche parte proprio dai migranti, dall'esodo dei migranti che scappano da tutti i paesi in guerra, che sappiamo, c'è stato il boom quest'estate, cioè tutto sono anni ormai, e questa cosa non la vogliono più digerire, perché specialmente qui in Italia c'è Alfano che ha detto basta, anche lui non può coesistere di ammortizzare tutti questi migranti che vengono appunto dai loro paesi, perché non c'è soluzione. Io mi auguro che a giorni facciamo questo incontro con Zingaretti, in modo che si possa finalmente far partire la delibera regionale e a breve tempo comunque cominciare a consegnare un po' di case popolari. Io mi auguro questo, però tira una brutta aria, sinceramente non lo so, sono un po' preoccupato in questo momento, ma noi sicuramente, questo ci tengo a sottolinearlo, lotteremo fino alla fine per i nostri diritti, per la nostra dignità.